Rotax, però che a me va di meno per il Rotax per l'RS, guarda. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale. Io sono Lucas. Siamo qua oggi in quel di Boccaleone. Bella giornata, infatti siamo in moto. Stamattina sono andato dall'Albe, il mio meccanico. È giallo, coglione! DP, non si può dire DP. Sono andato dal meccanico e bla bla bla, niente, ho fatto sistemare le ultime cosette perché per mettere quel computerino qua, il sensore della testa abbiamo dovuto, cioè il sensore della temperatura abbiamo dovuto metterlo non sulla testa, perché sulla testa c'è quello della moto, che se lo togliamo giustamente la moto non parte perché è troia. Quindi abbiamo dovuto prendere un raccordo, che il mio non è in Ergal, solo il mio è tipo qua tipo, da quale prendiamo la temperatura. Solo che quando me l'aveva messo te perdevo una gocciolina, una tantum ogni tanto, e io gli ho detto, mi fa sì vieni qua adesso faccio vedere io, e niente, abbiamo sistemato, abbiamo messo una sorta di guarnizione fotonica, e quindi stamattina ho sistemato quello. Poi dicevo, non mi ricordo se l'ho detto in qualche video, scusatemi, che la Rave apriva un po' strana, non mi capisse niente, e mi pare che gay fa apposta. Veneto interpretato. E ne abbiamo un attimo parlato, mi fa che ha un pelo di gioco la Rave, la Rave, la valvola di scarico, però pota, fa che fanno un po' cagare quelle valvole fatte così, un po' sono un po' merda. Però vabbè, poi un altro fattore che la fa aprire male, mi ha detto bastardo ATB, bastarda, Locatelli, ha detto che un altro fattore che la fa aprire un po' peggio è che essendo la moto un pochettino sopra l'essere grasso, siccome ho messo lo scalvino, perché questa è una cosa scaturisce dal fatto che al posto dell'FMF ho messo lo scalvino, essendo più lungo, soprattutto agli alti è più grassa, già era grassa, per cui ecco. E ne abbiamo parlato, mi fa guarda, ma non ti conviene che me la lasci qua, perché a fare la carburazione, a smagrirla, uno perché non c'aveva voglia, se mi fa, no dai, non c'ho voglia, lasciamola un'altra volta, tanto mi fa che tanto dobbiamo rifare il pistone fra un po', per cui come si dice, col pistone una carburazione così grassettina ci sta tutta. Ciclista! Un'altra cosetta ragazzi, questo olio che mi ha messo qua, che è più duro, cazzo, sembra è cambiato tutto il mondo, a parte che vabbè, le buche me le prendo un po' nel culo, però quando vado in piega che scendo bene, sembra che figa è inchiodato, sembra più preciso, non so come spiegare. Poi vabbè, io non avendo grandi competenze, quello che spiego si capisce proprio un cazzo, eh? Però vabbè, ovviamente affonda molto meno e ci sta. E poi un'altra, quella roba qua che in curva è come se fosse puntato, figa. Invece non vorrei sbagliarmi, perché ancora non l'ho provata bene, la sto provando un po' in città, non avendo oggi tempo, per cui ti dico solo ciò che le mie impressioni guidandola in città. Ma che inchiodata che ho fatto, figa. Indi per cui ragazzi, riapro ufficialmente le cazzo di Q&A. Devo fare un episodio, quindi qui sotto nei commenti voglio tutte le stracazzo di domande che mi vengono in mente.
cosa potreste chiedermi? Tipo, che cazzo ne so, quante lettere ha la tua targa? Zero, figa, zero. Dovete chiedermi qualsiasi cosa. Tra l'altro io mi invaso tantissimo per queste cazzo di Q&A. Quelle dell'altra volta ovviamente non le ho prese tutte. Questo qua mi vede che parlo, mi si guarda male, figa. Ovviamente non le ho prese tutte, perché magari c'era una che era ripetitiva, l'altra che era Gesù Cristica, poi ce n'erano tante, per cui io pensavo non me le chiedeste. Pensavo un po' forever alone. Per cui fatemele che io vi rispondo. Cos'è che era? Lucas vi risponde, non mi ricordo come lo chiamate, Q&A moto. Comunque ragazzi, se dobbiamo dirla tutta, il metodo del mio Q&A con il foglio qua è il migliore, c'è poco da fare. Un'altra cosita che volevo dirves ragazzi è che, orca miseria, ho messo su un video il 31 dicembre pensando che qualcuno se lo guardasse, invece no. Ho messo sul video, basta fare il cazzone, ho messo sul video il 31 dicembre verso le 3, non se l'è cagato nessuno. Io sono un cretino che lo metto il 31 non pensando che la gente giustamente come me va in montagna, si fa i cazzi suoi, non ha tempo per guardarselo. Cioè su solo 2000 visual, poverino, era un video carino. Io difendo i diritti dei miei video, poverini. Per cui ve lo metto qua, 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 non lo so dove, però ve lo metto in giro. Guardatevelo, perché è un video simpatico come gli altri, dai figa. Non potete non guardarlo, dai. Adesso... Dai! Adesso noi, cioè io, sto andando al centro galassia, a Bergamo, dove mi incontro con i miei amici. Urlo perché sennò non mi si sente, per colpa del vento bastardo. Ci incontriamo, facciamo 4 pin come ci hanno detto nei commenti del video One Crew Life, Life One Crew, che cazzo che è, perché noi viviamo per fare le pin. Si potrà sbellare in campagna? Ah! Siete dei bimbi minchia impennate solo ai parcheggi con le moto voi. Va bene? Doppia scalata e andiamo a fare in culo. Lucas, tu usi troppo freno motore. Domani svielli. Io domani vi sviello le sorelle. Ciao! Ragazzi, facciamo, prima di concludere il video, un rettilineo tutto aperto. Vediamo che qua dietro. HM non va un cazzo. La tua HM non va un cazzo. HM per RS va più che H... No. Il Rotax per HM va di meno per il Rotax dell'RS, dio merda, guarda! Va di meno! È una merda! Ragazzi, direi proprio che dopo queste aperturine, questo video ignorantissimo, potete anche andare in pace, perché il Rotax per HM non va un cazzo, sono due cose differenti. Vi ricordo di lasciare mille mi piace, commentare è importantissimo come ho detto nel video scorso, anche se mi dite tua mamma è bellissima e anche tua sorella. Condividete il video se vi piacciono, solo se vi piacciono, perché se dovete condividere che non vi piacciono non mi garba. E poi basta, au revoir.